piccolo spezzone per i ragazzi dell'Istituto Agrario. Se fino a 20-30 anni fa l'impiego della monta naturale con il toro nelle aziende era la pratica più sviluppata, con l'avvento della fecondazione artificiale in tutto il mondo si è passati a far andare il toro tramite il seme. Vedete che sulla paillette sono riportate il nome della razza, che è una bruna, il nome, che è Brian, dell'ANARB, e la matricola del toro. Quindi, tramite questo piccolo strumento, che è una pistola, che è una siringa, si monta la paillette sopra, si inserisce, come vi farò vedere successivamente, si inserisce la guaina, la fecondazione artificiale e la camicia, e si va a inseminare la vacca. Quindi i bidoni di azoto possono essere aziendali, fissi in ufficio, possono essere nei carrelli o possono essere nelle macchine dei veterinari o dei fecondatori laici, come vi farò vedere nel proseguo del video. Questo è l'ufficio operativo di una stalla, dove vedete appunto il bidone delle fiale, mappa del contenitore dell'azoto, là ci sono i piani d'accoppiamento per gli animali, il computer e lo scongelatore delle fiale. Chiaramente per fare la fecondazione artificiale in azienda si fruisce appunto di quello che sono il seme all'interno del bidone, quindi qua voi troverete le fiale, ok? Le paillette, come si suol dire, in azoto liquido. Si sceglierà per ogni vacca il toro, e nella mappa del contenitore vedete ci sono i nomi dei tori, questo è sessato, bruna, eccetera, i vari cestelli. Dopodiché, scongelata la fiala all'interno del termostato con l'acqua calda, si procede poi all'inseminazione artificiale. Quindi o si prende dall'ufficio la fiala, oppure si può andare in stalla con un carrello trasportabile per arrivare molto vicino alle vacche. Questo è molto comodo in aziende di grosse dimensioni. In più, il veterinario può avere sulla sua macchina quello che è il bidone dell'azoto con le fiale, soprattutto per le aziende più piccole, dove non è presente il bidone dell'azoto. E vi farò vedere anche questo nei prossimi filmati. Una utile idea in azienda è quella di allestire un carrello mobile per la fecondazione artificiale. Sul carrello deve essere presente tutto l'occorrente: la scheda per poter scrivere, la batteria di riserva a 12 volt per il termostato scongelatore delle fiale, la pinza per tagliare le fiale, le camicie sanitarie per ricoprire le guaine da FA. In questo modo l'operatore ha tutto l'occorrente disponibile: le pistole, la carta per esempio riscaldare le pistole d'inverno e per asciugare le fiale, nonché tenere le mani pulite. Deve avere appunto le guaine sanitarie per ricoprire la pistola da fecondazione artificiale, e quindi uno o più operatori possono poi preparare rapidamente le paillette in sede vicino agli animali. Questo, soprattutto d'inverno, riduce moltissimo lo shock termico delle fiale che devono essere impiegate per la fecondazione artificiale. Nel carrellino possono essere tenuti appunto i guanti lunghi per l'esplorazione rettale, per poter poi fare quindi la fecondazione artificiale, e possono essere anche tenuti il piano d'accoppiamento per eseguire le corrette inseminazioni negli animali, in quanto ogni vacca deve essere data la fiala del toro prescelto dal piano d'accoppiamento. In più si possono essere tenuti dei farmaci per eseguire la sincronizzazione dei calori e quindi le eventuali iniezioni da eseguire in mandria, mentre gli operatori da fecondazione artificiale si apprestano a fecondare gli animali. Quindi la comodità di avere tutto su questo carrello è sicuramente indubbia. Il carrello deve avere delle ruote gommate per potersi agevolmente spostare, e come vedete in questo carrello sotto il bidone c'è uno strato di gomma piuma, proprio per evitare gli scossoni e gli scrolloni al bidone di inseminazione, che è un contenitore coibentato contenente azoto liquido, che quindi non deve subire dei danni eccessivi. Vedete adesso gli operatori preparano le ultime paillette
inseriscono la camicia sanitaria con guaina sanitaria e possono andarsi ad apprestare a fecondare. Questo è quello che ci può essere nella macchina di un veterinario. Vedete il bidone appunto dell'azoto liquido. All'interno ci sono i cestelli con le fiale. Per non scongelare una fiala, adesso vi farò vedere con una fiala già scongelata com'è la tecnica. E qua avete un contenitore termostatato con acqua a 37 gradi collegata a 12 volt dell'auto, che vi mantiene appunto l'acqua calda. Si procede quindi allo scongelamento della fiala, della paillette, e al caricamento della pistolet. Quindi, ammettendo di dover fecondare con una fiala di bruna, si alza il cestello senza farlo uscire dalla bocca del bidone, si mette la paillette immediatamente, circa 20 secondi in scongelamento. Questa è una paillette vuota perché non devo inseminare. Nel frattempo in cui si scongela il seme, si richiude il bidone di trasporto dell'azoto, si contano i 20 secondi e idealmente, siccome è inverno, si scalda la punta della pistolet per frizione, ad esempio con un po' di carta. La punta si riscalda, si prende la paillette, si carica la paillette all'interno della pistolet, si taglia la punta, si prende la guaina sanitaria, questa è un universale, tant'è che ha un tappino verde che ha lo scopo di fermare all'interno della pistolet la paillette, e poi si può mettere la camicia sanitaria, che aiuta l'operatore di fecondazione artificiale a mantenere una maggiore igiene. Una volta che è pronta la pistolet, ci si reca poi dalla vacca per poter effettuare l'inseminazione artificiale. Durante il percorso è buona norma mettere o all'interno di faretre riscaldate o all'interno ad esempio della schiena a contatto con la pelle il pistoletto, in modo tale da mantenere la temperatura della fiala a circa 37 gradi e non far subire dello shock termico al seme. Questo aumenta molto il CR, ovvero il conception rate. Io non fecondo normalmente, l'ho fatto per farvelo vedere, adesso questa era una fiala da buttare via. Ok, spero che questo sia stato utile, guardate nelle aziende le soluzioni che adottano gli allevatori. Ciao!